Una bellissima iniziativa, è veramente piacevole vedersi sfidare comunque due squadre in maniera assolutamente amichevole. Siamo qua per garantire un ordine pubblico che non è assolutamente compromesso, quindi contenti di esserci e rinnoviamo i nostri complimenti sia al presidente dell'Antiracket, il dottor Renzo Caponnetti, sia al preside dell'Istituto Alberghiero che ha consentito di partecipare anch'egli a questa sfida. Un connubio importantissimo tra la Federazione Antiracket Italiana, qui rappresentata dal presidente Caponnetti, Gaetano Giordano, l'associazione più numerosa, consistente, che ricordiamo in Sicilia, e anche quella che ormai ha festeggiato i 10 anni di vita con una nuova sede inaugurata da poco. E poi l'importante connubio con il mondo della scuola, con l'Istituto Tecnico Commerciale, qui rappresentato da Grazio Di Bartolo. Oggi non potevo mancare, sono appena arrivato, devo dire grazie per l'invito, ma soprattutto spero che questa partita sia da stimolo per insegnare alle nuove generazioni quanto sia importante l'opera dell'associazione Antiracket, della società civile, accompagnata a quella delle forze dell'ordine e della magistratura per il controllo e la sicurezza del territorio.